il nostro primo intervento è di Goffredo Fofi, che non presento perché mi vergogno. Vittima. Non saprei sicuramente, diciamo, non direi le cose più importanti, quindi... Vittima sacrificale. Io non sono un professore universitario come quasi tutti voi, sono un maestro elementare e mi comporto di conseguenza. Insomma, faccio una lezioncina per i bambini più svegli, diciamo, ma in realtà quello che ho da dire è basato soprattutto su un'esperienza. Sono più un empirico che un teorico e per mia fortuna, grande fortuna, ho vissuto a Napoli la stagione degli anni 70 e più tardi tra 80 e 90, continuando a risiedere parzialmente a Napoli, a mantenere anche la residenza, quella ufficiale, insomma, pagare le tasse alla città. E da questo punto di vista credo di essere un testimone abbastanza attendibile, perché negli anni 70 sono sceso a Napoli nel 72, poco prima del colera, e partecipando all'esperienza della mensa bambini proletari, e in un momento particolarmente vivace di questa città. Io credo che gli anni 70 e 80 siano stati anni miracolosi per Napoli, di una vitalità culturale, artistica e sociale straordinaria. Mi ero divertito anni fa, quando morì Pino Daniele, a fare un elenco delle cose che avevo incontrato a Napoli in quel periodo. Ve ne dico alcune molto rapidamente: la galleria di Lucio Amelio, la libreria di Pironti, dove da Lucio Amelio andavi e incontravi Boys, andavi da Pironti e incontravi magari anche quelli della RAF tedesca in fuga, ma incontravi soprattutto Andy Warhol, lo incontravi da Lucio Amelio, incontravi Julian Beck con il Living Theater, per un lungo periodo stettero qua. Insomma, era una città di una vitalità enorme, anche internazionale, attirava l'attenzione, credo proprio per quegli elementi che venivano considerati di ritardo sul resto. Io piantai Milano da un giorno all'altro, disgustato dalle lotte intestine del movimento studentesco e post-studentesco e dal tipo di lavoro che facevo. Io nasco maestro elementare assistente sociale e mi ritrovavo coi piacentini a fare l'intellettualino alla moda, quello che stronca i film dei registi famosi, insomma, è un ruolo che veramente mi stava molto stretto, insomma, per cui da un giorno all'altro piantai tutto e venni nel sud più vicino che potevo conoscere, anche perché quel poco che guadagnavo continuavo a guadagnarlo al nord, andando su una volta, una settimana ogni mese, a lavorare a Milano come consulente alla Feltrinelli e altrove. Ecco, e qui mi ritrovai in una situazione straordinaria e il centro del discorso era esattamente quello del libro di Pezzella. Fabrizia Ramondino, una delle prime amiche che mi sono fatto qui, il centro di coordinamento campano, che era il gruppo più simpatico, certamente non il più numeroso, del 68 napoletano, fondato da Enrico Pugliese, tuttora molto attivo, da Giovanni Mottura, che veniva da Danilo Dolci, poi dai Quaderni Rossi Torinesi e poi da Rossi Doria, da Portici, e da Fabrizia Ramondino, che tutti voi conoscete molto bene, sapete bene che tipo di personaggio è stato. E il primo discorso che mi colpì allora fu quello di Fabrizia, che parlava in un'analisi delle classi a Napoli, in una società estremamente complessa e vivace, perché Napoli era ed è ancora una città vasta, una città piccolo stato di per sé, come la grande Milano dell'Interland. Anche qui, quando si dice Napoli, si intende un'area ben più vasta che quella della città, un posto dove c'erano ancora i contadini, c'erano due grandi centri industriali a Pomigliano e a Bagnoli, c'erano gli operai, c'era una classe operaia napoletana molto attiva in quegli anni, c'era anche un sindacato molto forte in quegli anni e c'era questa città divisa in abbastanza confusamente ancora,
in classi, oggi è molto più nettamente divisa. Allora nel vicolo vigeva ancora la vecchia tradizione ottocentesca per cui al piano nobile ci stanno i ricchi, nelle soffitte i loro camerieri e in basso, nei bassi, ci sta la plebe, insomma, con un contatto immediato e forte che spiega anche i capolavori della cultura napoletana tra fine Ottocento e Novecento, da Di Giacomo a Totò a Viviani, a Edoardo e tutti gli altri, insomma, perché questo incontro, questo incrocio tra classi produceva movimento, produceva cultura, produceva forse quello che ha raccontato meglio allora questa varietà napoletana è stato Raffaele Viviani, secondo me il più grande sociologo che questa città abbia mai avuto, oltre che grande uomo di teatro. La sua opera era divisa in luoghi, in nomi di luoghi e nomi di professioni, pescatori oppure, che ne so, Vico Tal dei Tali a Forcella, oppure, eccetera. Era una geografia sociologica, della città, antropologica e sociologica della città, dove l'incontro tra ceti sociali diversi era quotidiano e era una mescolanza strana che colpiva molto chi veniva da fuori, perché nonostante le differenze economiche, le differenze culturali sembravano molto più fragili, più deboli. C'era ovviamente un certo classismo, c'era una borghesia napoletana aristocratica, però una borghesia che anche quella veniva dalla fine del Settecento, veniva dalla rivoluzione napoletana, veniva da una storia di un tentativo di illuministico enorme. Io sono molto debitore di tante idee, tante conoscenze a Galasso, il cui ultimo libro postumo, questo ristampato da Neri Pozza, per me è stato allora e è ancora adesso una specie di manuale per capire un po' la storia di Napoli e anche la grandezza di questa storia. In Italia noi abbiamo solo due metropoli, oggi più di ieri. Ci sono le 100 città variegate, diverse, come è stato teorizzato da tanti sin dall'Ottocento, ma ci sono solo due metropoli, sono Milano e Napoli. Milano è una città europea, Napoli è una città mediterranea, due capitali vere. Roma è una cozzaglia di provvisoria tra Vaticano, televisione e Montecitorio, insomma è un luogo di smistamento, di attrazione politica per le Brancati, che non era un cretino, diceva che i siciliani intelligenti andavano a Milano, quelli stupidi andavano a Roma. Ecco, c'era una differenza molto detta, c'era un dialogo Milano-Sud che era un dialogo più intenso, insomma Roma era come un intralcio a questo scambio, è sempre stata, credo, un grande intralcio. E Napoli era una capitale, era ed è tuttora una capitale, e credo che ancora oggi sia la più importante città italiana insieme con Milano. Ecco, e di questo dovrebbe tenere più conto, dovrebbe valorizzare di più questo suo ruolo di capitale mediterranea, per esempio, in rapporto a un'area, no, di cui invece si occupa molto poco, con un'eccezione, anche questo va detto, perché anche questo fa parte della storia della cultura napoletana, diciamo pure, io non ho mai amato l'università, mai, oggi la detesto con tutte le mie forze, ma l'università napoletana era divisa in due università, c'era l'università che era tale quale a tutto il resto d'Italia e c'era l'orientale, e dall'orientale venivano fuori talenti, personaggi, insomma, all'orientale si teneva conto di quei bisogni più generali di novità che il mondo imponeva. Ricordo, tra parentesi, con una certa commozione, Coppola, ve lo ricordate, che ha introdotto la geografia, uno di quelli che ha introdotto la geografia umana in Italia insieme con Farinelli e pochi altri, che era un punto di riferimento anche per gli studenti del movimento, perché ti aiutava a capire per l'appunto la città, le sue diversità e le sue stratificazioni. Le studiava, le faceva studiare, c'era un elemento di concretezza molto forte. Dicevo che c'era una grande cultura in quegli anni, c'era un cinema,
pensate solo, morte di un matematico napoletano e l'effetto che ha avuto. Un teatro, pensate Rasoi, pensate Enzo Moscato, pensate Martone e a due passi da qui a Caserta Tony Servillo, Teatri Uniti, non a caso era un gruppo che si unito. Caserta-Napoli, c'era anche questo Interland che agiva. Pensate a Enzo Moscato, ancora per il teatro, Antonio Neiviller che ha seminato allievi, prima ancora c'era Annibale Ruccello, insomma c'era una vitalità, una vivacità enorme. Ovviamente c'era la canzone oltre al teatro. Tradizionalmente Napoli ha dato grandissimi musicisti e grandissimi teatranti. Io mi sono sempre spiegato questo, è una scarsa letteratura, non una grande letteratura comparabile a quella che so di Catania o di Milano, in questo caso neanche di Roma o di Firenze o di Torino. Perché? Perché era una città prevalentemente analfabeta e gli analfabeti non scrivono, cantano e recitano. Le loro forme di espressione fondamentali erano queste, e è per questo che abbiamo avuto questa enorme storia della canzone napoletana e anche del teatro napoletano. Se si toglie Carmelo Bene, meridionale anche lui, i grandi nomi del teatro, e si toglie Pirandello, siciliano, meridionale anche lui, i grandi nomi del teatro del Novecento sono Eduardo, Viviani e Totò. I grandi rappresentanti della cultura teatrale, della produzione teatrale, dell'invenzione teatrale di quel secolo. Ecco. E quando sono tornato a vivere a Napoli agli inizi del secolo, di questo secolo, con un gruppo di ragazzi, tra cui c'era, mi ricordo, Braucci e come si chiama, Pietro Marcello, l'autore di Martinide e altri, e mettemmo insieme un piccolo gruppo per fare un film documentario, assemblando materiali di più persone che però avrebbero dovuto filmare Napoli tutti nello stesso giorno, un giorno preciso, in quartieri diversi, filmare la vita di questa città, di questo grande agglomerato, compreso l'Interland, che si sarebbe chiamato, questo film non si fece semplicemente perché questi ragazzi poi litigavano tra di loro, tenerli insieme era molto difficile, un altro dei limiti della cultura napoletana, forse questa fatica poi a fare gruppo, no? A mettersi insieme, quando funziona è un miracolo estremamente positivo. Però il titolo che davamo a questo film era Napoli, sinfonia di una grande città, che era la ripetizione del titolo di un famoso film esattamente costruito nello stesso modo, Una giornata di Berlino, sinfonia di una grande città, di Walter Ruttmann, grande documentarista, che però si serviva dell'aiuto di giovani che erano Billy Wilder, che erano insomma gente di un qua, Fred Zinnemann, un giro di documentaristi giovani, aspiranti registi della Repubblica di Weimar. Non ci si è riusciti, però appunto questa era l'idea, di mettere insieme, di riuscire a dare una visione complessiva di questa città e per l'appunto della sua plebe così vitale e così allora ancora straordinaria. Diciamo che la grande, io ho visto molte mutazioni, la mutazione forse più grave che ha avuto Napoli è stata quella del dopo terremoto. Nel dopo terremoto il contrabbando di sigarette è stato sostituito al contrabbando di droghe. Il contrabbando di sigarette era un'attività economica, a mio parere, giustificata e difendibile, nel senso che era, no, nella situazione di miseria dei vicoli, erano le donne tra l'altro che lo facevano. E su Ombre Rosse, mi ricordo, pubblicammo quasi per intera una tesi di un giovane che poi è finito a lavorare a Milano sul contrabbando a Napoli, perché era figlio di un contrabbandiere e aveva a sociologia, aveva chiesto la tesi sul contrabbando e aveva fatto uno studio estremamente, estremamente significativo. Insomma, questo incontro di culture
c'era, c'è stato e c'era sempre. Alla mensa Bambini Proletari, il gruppo che ha fondato la mensa e che lavorava alla mensa, era formato da, principalmente da alcuni militanti di Lotta Continua, da molti ragazzi del quartiere di Montesanto, alcuni studiavano, alcuni no, da piccoli, alcuni di loro erano anche piccoli contrabbandieri, piccoli, insomma, hanno avuto i loro problemi con la polizia, e da un gruppo molto forte del Vomero di giovani, soprattutto donne, che lavoravano con un prete, padre Dini, fratello di Vittorio, tra l'altro Vittorio il filosofo che oggi è un po' in ritiro, e un gruppo di cattolici di sinistra, cattolici di base, attivissimo. Però c'erano anche delle nobildonne, Beatrice Morroi, nobildonna siculo-napoletana, figlia di grandi famiglie, c'erano i figli dei professori dell'IGB, c'era un giro. Direi che veramente tutte le classi sociali napoletane dell'epoca erano rappresentate in questo gruppo che nacque in quegli anni, 1900, per l'appunto 1972. Questa storia, ripeto, era una storia piuttosto nuova, perché tradizionalmente la sinistra detestava il sottoproletariato, il cosiddetto sottoproletariato. Quello che io ho imparato da Fabrizio Ramondino, da Pugliese, da Mottura, è che bisognava parlare, già la parola sottoproletariato andava negata, bisognava parlare di proletariato marginale. E era così vero che se ne ebbe subito una riprova quando alla mensa ci scatenammo in un'azione anche giuridica contro Valentino Milano, l'industria delle scarpe, dei vestiti, l'alta moda, eccetera, eccetera, perché Valentino aveva degli emissari che scendevano regolarmente a Napoli e giravano per i vicoli e davano le scarpe da incollare, già pronte, già fatte, alle persone del vicolo. In genere, perché erano più brave, più veloci con le dita, a giovani adolescenti femmine. Ecco. E scoppiò un problema, che queste giovani adolescenti, manipolando quella colla, restavano paralizzate agli arti, tutti e quattro gli arti restavano paralizzate, e non si sapeva all'inizio se questa cosa fosse transitoria, per fortuna lo era, smettendo di usare questa colla, dopo tot mesi ricominciavano a poter utilizzare mani e gambe, se no ferme nei letti, insomma. E noi facemmo un processo a Valentino e lo vincemmo, e queste ragazze vennero indennizzate, cioè, però appunto quello che cos'era? Era sottoproletariato, lavoravano per le grandi fabbriche del nord, lavoravano per Luisa Spagnoli, lavoravano per, cioè, il lavoro a domicilio era una parte integrante, lo è ancora a livello mondiale, dell'economia italiana di quegli anni e anche del cosiddetto sviluppo. C'era questo legame, questo era un proletariato per l'appunto marginale. Il libro di Fabrizia, I disoccupati organizzati raccontano, era già una storia di questo, entrava in questo campo. Le lotte dei disoccupati organizzati erano un esempio di questo sottoproletariato che non era tale, non era il lumpen descritto da Carlo Marx, intendiamoci, non erano i rifiuti delle altre classi sociali, non erano i delinquenti e piccoli camorristi, a volte erano anche ovviamente fuori dalla legge o ai margini della legge, però erano dentro un meccanismo economico che era il meccanismo del capitalismo, poi ci siamo via via accorti che era un fenomeno mondiale, un fenomeno non solo italiano e nazionale. Questo sconvolse in qualche modo il quadro napoletano della politica, perché se Valenzi andò al potere come sindaco fu grazie alle lotte che questi vari gruppi che c'erano allora, non c'eravamo solo la mensa Bambini Proletari, c'era il Grido a Secondigliano, c'era l'Università Popolare a Fuori Grotta, c'erano altri gruppi che
facevano intervento locale di vario tipo, cattolici o di nuova sinistra, come si diceva allora. Fu grazie al fatto che per la prima volta la sinistra aveva i voti elettorali del cosiddetto sottoproletariato se Valenzi diventò sindaco, ne fece un uso mediocre, bisogna dire. E lo stesso Bassolino, ne fece anche lui un uso piuttosto mediocre di questa vittoria, no? Mi ricordo una discussione feroce con Francesco Rosi, cara persona, grande regista, a proposito del Cristo si è fermato a Eboli di Levi, perché il Cristo si è fermato a Eboli aveva nei confronti del mondo contadino e dello stesso Carlo Levi lo stesso atteggiamento di superiorità e in qualche modo perfino un po' di disprezzo che avevano i comunisti nel dopoguerra nei confronti di Levi, di Scotellaro, di Mazzarone, dei vari, no? Come dire, per fortuna a Napoli c'era una borghesia illuminata, c'era. Nord e Sud di Francesco Compagna era il punto di ritrovo forse più significativo. Dall'altra parte c'era la rivista del PC, non mi ricordo come si chiamava, c'era Meridionale il titolo, che invece insomma erano su due posizioni totalmente diverse nell'analisi delle classi nel Sud. Però c'era sempre questa sorta di snobismo illuminista, chiamiamolo così. La borghesia guardava al sottoproletariato con una certa diffidenza, magari affascinata, ma con una certa diffidenza. E nel film di Rosi, forse l'unico personaggio veramente simpatico a Rosi è il prete pazzoide, che è l'illuminista fallito di paese, insomma, che è l'illuminista fallito, perché gli altri li guarda con sguardo o paternalista o, come dire, scettico. È più lontano da Carlo Levi di quanto uno non si immagini. Più lontano da Carlo Levi e più vicino, semmai, a Napolitano. In quegli anni fece anche campagna elettorale assiduamente al fianco di Napolitano. E c'era, insomma, una tradizione che il PC aveva assunto. Assolutamente, stamattina mi ricordavo con Pezzella che nel dopoguerra, negli anni 44-45, la plebe napoletana dette l'assalto alla sede del Partito Comunista, che era vicino, credo, Piazza Carità, da quelle parti, ecco, alla sede del Partito Comunista, cosa inaudita nel mondo del comunismo, nel senso che il popolo, no? Si schiera con i monarchici contro i comunisti. Perché si schiera contro i comunisti? Perché i comunisti della plebe non gliene fregava assolutamente niente, la detestavano e la guardavano dall'alto in basso come se fosse solo, appunto, il lumpen raccontatoci da Carlo Marx e non come un proletariato marginale con una sua storia e delle sue rivendicazioni. Ovviamente su questo fronte gli artisti sono stati quelli che hanno capito meglio, anche perché in parte da quella plebe venivano. A Napoli, più che in altre città, non è che si diventa artisti prendendo la laurea all'università, si diventava artisti sul terreno. Enzo Moscato, per dire, veniva dai vicoli, il teatro, tutto il teatro di allora, meno Martone, veniva un po' da questo tipo di ambienti. Era l'incontro tra queste forze diverse che provocava una vitalità artistica straordinaria. Quando c'è stato qui una specie di convegno commemorazione di Gustavo Herling, io ho detto una cosa che ha scandalizzato un po' di persone presenti. Ho detto che i miei due punti di riferimento quando vivevo a Napoli sul piano artistico, i due maestri, poi c'era in mezzo tutti gli amici, ma quelli erano fratelli, non erano padri, erano Enzo Moscato, era più o meno la mia generazione, Ney Viller, tutti loro erano della mia leva, Mimmo Paladino, che ne so, anche i pittori che c'erano, notevoli pittori, eccetera. E la cosa che appunto
Che stavo dicendo? I due maestri, ecco, erano stati per me due punti di riferimento. Gustavo Herling, perché essendo polacco, però sposato con Lidia Croce, che era l'elemento napoletano di tradizione, un elemento fortissimo, amica dell'Ortese, amica aveva conosciuto tutti, era un pozzo di memorie vitalissime, no? E Herling era questo approccio, come dire, internazionale, era un anticomunismo, magari in lui a volte esagerato, però come dire, giustificato da una storia. Insomma, entravi in contatto attraverso Herling con un discorso che era europeo, immediatamente, automaticamente europeo. Quando venne Capuscischi invitato da me, da Maria Liguori, a Galassia Gutenberg, e al telefono mi disse, lo conoscevo già perché l'avevamo fatto venire a Milano, e vabbè, eravamo diventati quasi amici, mi disse però a due condizioni: che mi porti nel miglior ristorante di Napoli perché voglio gustare la cucina napoletana, ecco, voglio capire che cos'è. E lo portammo, Maria lo portò a Posilli, poi in un posto in alto, un posto meraviglioso, eccetera, eccetera. E la seconda condizione è che mi fai conoscere, trovi il modo di farmi conoscere Gustavo Herling. E io gli dissi: guarda, io con Herling sono di casa, vado a pranzo a casa loro una volta alla settimana, insomma, nulla di più facile. E infatti lo portai. Immediatamente, senza neanche dirsi ciao, si chiusero nello studio di Herling e cominciarono a parlare in polacco. Io e Lidia fuori non sentivamo niente. Però, commemorando Herling, dissi: l'altro mio punto di riferimento fondamentale è stato diventare amico di Sergio Bruni. Io sono diventato amico di Sergio Bruni perché avevo scritto un articolo in cui veniva in Italia Frank Sinatra e io scrissi: ma chi cavolo è sto Sinatra? Chi si crede di essere rispetto a Sergio Bruni? È un cantantino americano della mafia, perché era un noto mafioso, insomma, oltre al Sinatra di Camporeale, mi pare, una famiglia mafiosa siciliana. Vabbè. E Sergio Bruni era una tradizione che era non ancora apprezzata quanto meritava, perché dietro Sergio Bruni c'era, che ne so, risali a Pergolesi nel giro di 2-3 generazioni, risali a una storia che è quella dell'opera buffa, che è quella della grande musica napoletana, insomma, che ha insegnato un po' a tutti, risali in qualche modo anche a, che ne so, è noto che Mozart, quando venne a Napoli ascoltando delle canzoncine popolari, pigliava appunti, e che queste canzoncine popolari sono servite di base poi per delle arie delle sue opere, insomma, no? C'era questa attenzione che altrove non c'era. Diciamo che il nemico diventava un aristocraticismo un po' di sinistra. Beh, Ermanno Re ha raccontato benissimo questa storia, no? nel suo romanzo napoletano, ha raccontato benissimo cosa era il PC e tutte le idiosincrasie, i pregiudizi, i razzismi perfino del Partito Comunista nei confronti del cosiddetto sottoproletariato, con i risultati che poi si avevano. Allora, questa vitalità che fine ha fatto? Perché il problema è poi parlare anche un po' di oggi, riportare le cose all'oggi. Questo periodo, secondo me, straordinario, su cui ancora non c'è un libro, non c'è un dizionario, non c'è un, no, che elenchi perlomeno tutte le cose che sono successe a Napoli negli anni 70-80 a livello della produzione artistica, parlo solo di quello, ma anche della produzione sociale, dell'attività sociale, insomma. Quest'epoca è finita prima con il terremoto, perché il terremoto ha cacciato una parte del cosiddetto sottoproletariato dai vicoli del centro e dalle periferie, e chi ha occupato il posto? I camorristi. È arrivata un'altra
un'altra leva di persone. E, insomma, le mutazioni si succedono alle mutazioni, il mondo va avanti con una velocità, impressionante, e oggi ci troviamo in una situazione in cui le distinzioni di classe sono più distinzioni economiche che non culturali. È un paradosso, però tra un signore che vota 5 Stelle e Gianni Agnelli, o se fosse ancora vivo, o la famiglia Agnelli, le differenze culturali sono minime oggi. Quelle economiche sono enormi, restano enormi, ma quelle culturali sono minime, hanno le stesse pubblicità che gli entrano in casa, hanno gli stessi gusti che gli vengono in qualche modo proposti o imposti, e questo crea una situazione radicalmente nuova, il cosiddetto populismo, che non è il populismo nostro. Allora anche a noi ci accusavano di populismo, però noi, come dire, era ancora l'andare verso il popolo dei populisti russi, era ancora Carlo Levi, era ancora Rocco Scotellaro, era ancora mettersi dalla parte di chi non ha e di chi non sa per aiutarlo ad avere e a sapere, insomma. Questo, il populismo di oggi, è tutta un'altra cosa. Si ha a che fare con qualcosa, a che fare con quella logica del risentimento e della rivendicazione che nasce molto presto in Italia, forse c'è sempre stata, l'uomo qualunque, eccetera, eccetera, poi Di Pietro, poi già, è una storia anche questa da rifare, perché poi è arrivato Berlusconi, poi è arrivato tutto il resto, no? Non è questo il populismo di cui noi parlavamo allora. Certo, i marxisti rigidi usavano la parola populista come dire, ci chiamavano populisti per disprezzo, diciamo, non per... Però noi invece eravamo convinti di essere più marxisti di loro e più rivoluzionari di loro, proprio perché ci occupavamo di questa complessità, di questa varietà, di questa diversità. E cos'altro dire? Rispetto a quell'epoca, io credo che oggi ci siano alcune cose che la cultura può ancora fare. Vedo con grande disperazione mia la decadenza o morte nell'università italiana della sociologia, della pedagogia e della psicologia, le cose che riguardano direttamente l'educazione, la formazione, insomma, la conoscenza della società, eccetera. Insomma, vedo generazioni di intellettuali che si pisciano addosso in continuazione, si copiano tra di loro, tutti che naturalmente saltano addosso a tutte le novità possibili, compresa la fine del mondo, compresa l'ecologia, compreso, insomma, sono capaci di scrivere libri su tutto, denunciando tutto, eccetera. È un'industria culturale totalmente, come dire, appiattita e conformista, contro la quale si fa molto poco. Credo che sia una situazione abbastanza disperante. Però, il però è, primo, Napoli comunque continua ad essere una grande città, e se riconquistasse il suo posto di capitale meridionale, non parlo di scissioni, non parlo di perché, ma di capitale di una cultura meridionale, sarebbe oggi come oggi importantissimo, perché altrove vedo poche speranze di nuovi movimenti e di nuove invenzioni, e credo soprattutto che credo ancora più fortemente che nella cultura, che credo nell'arte. Credo che Napoli possa e debba ritornare ad essere la fucina di iniziative in grado di
collegare e di dar fastidio, insomma, le due cose dovrebbero andare insieme. Sul piano del cinema un po' lo si è fatto e lo si continua a fare. Sul piano letterario non lo so, ho i miei dubbi, perché mi pare che Napoli sconti quello che sconta tutta l'Italia o tutto il mondo, che una volta si pubblicavano 30 romanzi l'anno, oggi se ne pubblicano 3.000 romanzi l'anno, e questo vuol dire, no? Le scuole di scrittura proliferano e se uno non scrive un romanzo si sente un fallito, e poi lo scrive, nessuno se ne accorge, 3 recensioni, 2 presentazioni, la settimana dopo via dai banconi delle librerie e finiscono al macero, no? Quando si parla del rogo dei libri non si parla del fatto che ogni settimana finiscono al macero tonnellate di volumi, non sanno più dove metterli, tenere un magazzino è costosissimo. E un amico della Mondadori mi ha detto che se ci vorrebbero 3 città della Valle Padana per mettere i magazzini dove raccogliere tutti i libri che la Mondadori ha stampato nel corso degli anni, non è possibile, quindi li si brucia, di fatto li si brucia. Viviamo in una cultura dell'inutile, in una cultura del superfluo, chiacchiere che si accumulano sopra altre chiacchiere, e io credo da questo punto di vista che invece le arti si portino molto meglio che non la cultura, che non il pensiero, e tra le arti, ripeto, il cinema, il teatro e la musica forse hanno, e il fumetto e l'illustrazione hanno più spazio e più possibilità di quelle che tradizionalmente ne ha avute la letteratura. E io credo che sia un periodo in cui bisogna ricominciare a tirare fuori le unghie, insomma, bisogna ricominciare a rivendicare e a arrabbiarsi e a proporre, soprattutto a proporre, ma a proporre non altri romanzi, altri film, altre cose che entrano nel flusso, eccetera, eccetera, a proporre in qualche modo azioni. La differenza con gli anni 70 è che c'era questo legame fortissimo tra la politica, quella del post 68, ma in parte anche quella dei sindacati, in parte anche la politica del PC, perché nonostante tutto, tra Bassolino e la Mussolini non c'erano dubbi, no? per chi votare, insomma, erano due scelte di civiltà assolute, insomma. Ecco, c'è ancora un dialogo possibile perfino con la politica, un possibile rinnovamento della politica a partire dal basso, a partire dai margini. Però la cosa più preoccupante è lo scollamento tra il pensiero e l'azione. I nostri vecchi, tutti, da Gobetti a Salvemini, ma anche da Garibaldi e Mazzini, se andiamo indietro, pensiero e azione erano un unicum nel Risorgimento. Cioè, Salvatorelli scrisse un libro che si chiama Pensiero e azione nel Risorgimento, per esempio. Cioè, l'azione era l'immediato intervento nella realtà a partire da una conoscenza e da uno studio della realtà. Mazzini diceva che l'azione senza pensiero non serve a niente, il pensiero senza l'azione non serve a niente. Qui noi siamo totalmente castrati nell'azione, diciamo. Pensiero ne abbiamo troppo, parole troppe, ma fatti molto pochi. È la morte della politica, e credo che il compito nostro, a partire dalle varie situazioni in cui si vive, e in particolare penso che sia un compito che le arti assolvono meglio oggi che non la cultura in generale, e credo che sia un po' quello che bisogna fare. Ogni generazione prima o poi si ritrova di fronte alla domanda che fare. Quando la storia sembra che si inceppi, che si blocchi, salta fuori un Cernyshevsky, poi un Tolstoi, poi un Lenin, poi magari un Che Guevara, un Lumumba, un Ferruccio Parri, un eccetera eccetera, che dicono che fare, no? Questo è il momento, e o ci svegliamo, ci ritroviamo un legame tra queste tre cose, la cultura, il sapere, lo studio,
le arti e la pratica sociale, cioè la politica, cioè chiamiamola, scusatemi, la rivoluzione, la parolaccia è diventata, non si vede perché, oppure non serviamo a niente. Esatto. Grazie, grazie per questo intervento veramente illuminante e bellissimo. Adesso diamo la parola a Bruno Moroncini, che è un grande conoscitore, un profondo conoscitore della cultura del Novecento, della filosofia, della psicanalisi, della letteratura. E quindi... Ok, grazie. Allora, vorrei fare una premessa che mi sembra giusto, perché poi questa è un'occasione per discutere della città. D'altronde il libro di Mario da cui partiamo questo fa, anche se è rivolto a un periodo storico molto preciso, soprattutto quello degli anni 50-60, in realtà poi discute della Napoli di oggi. Allora io vorrei dire alcune cose, perché normalmente io non intervengo su questi argomenti di Napoli, l'ho fatto poche volte e cerco di evitarlo, però questa è un'occasione buona per farlo. Devo dire che io, rispetto a questa questione, mi sento lacerato schizofrenicamente, nel senso che se devo fare riferimento a, diciamo, questo genere letterario, che ha una sua specificità, anche perché è solo napoletano, cioè è una produzione propria della città, che è appunto il discorso incessante che la città fa su se stessa, su quello che è, su quello che era, su quello che dovrebbe essere, su che scelte bisogna fare e via di seguito. Se io leggo alcuni di questi libri, che ne escono in genere 5 al mese, questa è una media di Napoli, io ne concludo una sola cosa, che io non sono napoletano e non c'è via d'uscita su questo, perché nonostante ci sia nato, mi ci sia formato, ci sono vissuto e ci vivo, e non ho mai avuto la tentazione di andare a vivere da un'altra parte, cosa che invece ogni tanto pare diffusa, però se leggo i libri, pure anche interessanti, significativi, ne cito due perché sono molto recenti, quello di Marco De Marco al Napolitation, uno sfruttamento della napoletanità, o quello di Giuseppe Ferraro per esempio, e io ne concludo che non sono napoletano. Perché Totò, grande attore, un attore tipico della tradizione popolare della commedia dell'arte, che però, come quale per altre cose, essendo popolare fin nel midollo, cercava di dimostrare di essere principe, questo poi è anche significativo. Però, diciamo, la cinematografia di Totò, a parte alcuni casi che poi è stucchevole anche ripetere, è quella che è. Non è che sia questo grande apporto alla trasformazione culturale. Totò era anche abbastanza reazionario, come molti comici d'altronde, i quali sono, come dire, rivoluzionari quando recitano, ma quando poi dicono quello che pensano, dicono esattamente l'opposto. La canzone napoletana, figuriamoci, la so, conosco a memoria, però devo dire sinceramente che non mi è mai piaciuto Sergio Bruni, non è che voglio fare polemica con Goffredo Fofi. No, anche perché se dobbiamo recuperare Sergio Bruni, poi mi chiedo, a dimostrazione di quanto io sappia di queste cose, perché non recuperare Tullio Pane, Mario Abbate, figure fondamentali, Aurelio Fierro, a cui è stata intestata anche una strada che è molto vicina a casa mia, oltretutto. Purtroppo però la pizzeria che era a lui intitolata ha conservato il nome, ma ha cambiato gestione e non fa più le pizze, il che sarebbe interessante da capire per le evoluzioni negative della città. Nel senso che io, che mi sono formato, sono nato qui, è vero che se vado a riguardare le mie filiazioni, certo un dubbio può venire ai napoletani cosiddetti veraci, perché mia madre era dell'Aquila e la famiglia di mio padre, che era nato a Napoli, però il padre, il mio nonno, era di Recanati e mia nonna era addirittura di Mondovì, il che però dimostra quanto la borghesia italiana viaggiasse nella prima metà del Novecento, e non era vero affatto che era stanziale, tant'è vero che mia madre ha conosciuto mio padre perché
come giustamente ha ricordato Goffredo Fofi, era venuto a studiare all'Orientale. Poi ha incontrato mio padre e non ha finito gli studi e ha fatto la maestra elementare per tutta la vita. Ma va bene così, cioè si incontravano, andavano, si muovevano, si trasferivano e diciamo il fatto che i tre fratelli Moroncini da Recanati arrivassero a Napoli dipende dal fatto che Napoli era una capitale, era la capitale del sud e attraeva diciamo da molte parti, dagli Abruzzi, dalle Marche, venivano qui a Napoli e hanno insegnato a Napoli per un trentennio della loro vita nei licei napoletani. Nonostante questo, allora c'è un dubbio forte, cioè non sono un napoletano verace, nel senso che, come dire, io faccio il filosofo, ho fatto il filosofo, lo continuo a fare perché il filosofo non va in pensione, va in pensione il professore universitario, questo è ovvio, ma il filosofo no, a meno che non gli venga un colpo apoplettico che cambia la cosa. E come dire, mi sono formato, come diceva Fiorinda prima, alla grande filosofia europea. Ho letto Croce molto tardi nella mia vita e non tutto, e non mi ha formato. E per esempio la mia memoria di Napoli appartiene più appunto ai momenti culturali alti, non solo quelli di cui si parla molto in questo libro di Mario, quello che risale agli anni 50-60, cioè scandito dai nomi della Ortese, di Raffaella La Capria, di, aggiungerei Giuseppe Patroni Griffi, Luigi Compagnone, che lui cita un poemetto bellissimo che, grazie perché l'ho letto ieri sera, in realtà non l'avevo mai letto ed è veramente un testo stupefacente che non conoscevo, Francesco Rosi, di cui si parla molto, Domenico Rea, aggiungerei Luigi Imparato, credo, cioè una serie di figure estremamente importanti nella Napoli degli anni 50-60 e poi la seconda fioritura con Martone e gli altri. Allora io per esempio mi ricordo che abbiamo fatto insieme a degli amici quando eravamo più giovani un centro studi scienze umane che introduceva Lacan nella cultura napoletana, oppure io sono stato il vicepresidente per anni di un centro studi lacaniano che è stato il centro che ha parlato di Lacan a Napoli, per qualcosa come 10 o 15 anni è durato il centro. Io sono uno non fondatore, purtroppo non mi posso fregiare di questo titolo, ma da moltissimi anni collaboratore e socio della casa editrice Cronoprio, che mi sembra una delle migliori case editrice filosofica soprattutto, che ci sia in Italia. E pensando al fatto che Guida è fallito, che Liguori ha chiuso e che gli altri lasciamo perdere, Cronoprio è un caso di cultura napoletana significativa, che però, ripeto, non ha nessun rapporto con quella napoletanità che per esempio in un libro come quello di Marco De Marco si dovrebbe rivalutare, dovrebbe essere sfruttata anche in qualche modo per rilanciare la città. Allora, da un lato non mi sento napoletano se devo stare a queste idee, dall'altro però io penso invece di far parte di questa città, appunto di rappresentarne o di essere per puro caso, non per scelte particolarmente consapevoli, di un'altra prospettiva. Cioè, la domanda mia è molto semplice rispetto a questi discorsi. Cronoprio, Dissonanzen, i festival di musica contemporanea che si facevano tanti anni fa all'Auditorium Rai a Fuorigrotta, un certo cinema, una certa letteratura, è Napoli o no? Perché se devo pensare che Napoli sia soltanto la canzone napoletana, Piedigrotta, di cui si periodicamente si rimpiange il fatto che non si faccia più, Piedigrotta significava che si potevano mangiare le cozze per strada, perché io le ho mangiate. E ovviamente dopo il colera non è stato più possibile mangiare le cozze cucinate al momento per strada, o così come molte altre cose. Cioè, se io devo pensare che Napoli è solo quella, allora io non sono napoletano. Se invece Napoli è anche qualche altra cosa, le cose che ho elencato anche in maniera abbastanza confusionaria, allora io sono napoletano. Questo per arrivare al problema che mi interessa.
perché va benissimo, cioè è un discorso tipico. Napoli ha prodotto e produce costantemente, perché lo fa ancora adesso, no? Perché se si sta attenti, a Napoli ci sono non so quanti set cinematografici in funzione. La scrittrice probabilmente più venduta al mondo, o lo scrittore, perché non si capisce mai chi sia, io credo che siano due o più persone che si sono alternate nello scrivere i romanzi che vanno sotto il nome di Elena Ferrante. Ho l'impressione che quello che scrive i più recenti sia il peggiore di tutti quelli che hanno utilizzato questo nome. È una, diciamo, una scrittrice di livello mondiale. So benissimo queste cose. E ovviamente accanto a queste ce ne sono anche di più importanti. Lo stesso luogo nel quale stiamo parlando stamattina. Bravo. Perché che poi ce lo dimentichiamo. Cioè siamo qui in questo posto rappresenta un'altra ipotesi di Napoli, anche un'altra realtà, visto che dura da moltissimi anni e continua a produrre cultura. La domanda è, ma com'è che questa grande produttività nelle arti, nella letteratura e nella cultura va sempre di pari passo con un degrado della vita civile di questa città sempre più violento? Perché noi di questo dovremmo occuparci. E non del fatto che Napoli è così al centro della produzione culturale o immaginaria di varie discipline e a livelli mondiali, ma del fatto che a questo corrisponde poi stranamente un degrado sempre maggiore. Io lo so di essere, di dire cose spiacevoli, perché non si può parlare male di Napoli a Napoli, fare altre cose. Rischio, se il sindaco lo viene a sapere, una querela per diffamazione nei confronti della città. Ma se io devo descrivere Napoli, da molto tempo a questa parte a me vengono in mente quattro aggettivi. Napoli è una città povera, cioè anche le poche, diciamo, attività industriali, produttive, come è noto, per varie colpe distribuite su tutti gli attori sociali, sono del tutto scomparse. L'unico luogo di produzione della ricchezza è ovviamente, come lo sa chiunque, la delinquenza organizzata. È l'unico luogo che produce ricchezza in questa città, il che obbliga molti strati della città, come poi denunciano costantemente i procuratori della Repubblica, finiscono per essere in qualche misura complici in maniera diretta o indiretta di questa realtà. La povertà incide ovviamente sulla vita della città, che non riesce in nessun modo a trovare una via d'uscita, perché l'altra ricchezza, lo si vede, chi vive a Napoli lo ha capito, sono 3 anni che vede anche i bassi più luridi trasformati in bed and breakfast. Il che significa che c'è una proprietà immobiliare tipica della rendita, molto diffusa, che non gli sembrava vero di poter finalmente sfruttare, invece di affittarli agli studenti, cosa che hanno fatto fino a 10 anni fa. Oggi gli studenti non si dormono per strada, da quello che si può capire, hanno deciso di trasformare anche i tuguri che possedevano in case vacanze. Lo si vede, e queste sono le uniche attività produttive della città. A parte la produzione del discorso che Napoli fa su se stessa, perché è un'altra attività produttiva, perché ci campano gli editori, ci campano gli autori di queste cose, in parte, lo so, non è proprio... Perché poi il bacino diciamo, dei lettori è piccolo, perché è soltanto napoletano, allora è difficile diciamo, avere grandi risultati editoriali. È una città sporca, nonostante tutti i tentativi delle varie amministrazioni, resta una città sporca dovuta a limiti delle amministrazioni, ma anche ad un atteggiamento predatorio degli abitanti di Napoli, che in genere pensano alla loro città come una specie di luogo di occupazione, che va ovviamente depredato, come tutti gli eserciti che passano nelle città, prendono tutto quello che c'è, lasciano macerie e se ne vanno. Questa è la strezza di Napoli, è che è i suoi abitanti che fanno questo. È una città volgare, e lo dico, e anche a Via di Mille, se chiamate Via di Mille è una città volgare.
Basta andare in qualunque altra città, c'è un altro livello, che per essere eleganti non è che bisogna avere chissà quanti soldi, bisogna avere un minimo di gusto. Napoli è una città profondamente volgare, lo si vede da come vanno vestite le persone per strada, che poi è un impatto visivo, lo sapeva bene Pasolini quando scopriva che non si riconoscevano più i proletari e i borghesi perché vestivano tutti quanti uguali, male ovviamente. Lasciamo stare come vestiva lui, perché apriremmo una questione complicata. In genere vestiva in una maniera stranissima, da piccolo borghese recentemente, come dire, arricchito. Ed è infine una città violenta, questo mi pare che sia chiaramente sotto gli occhi di tutti. Anche questo modello di una volta della città accogliente, in realtà mi pare che si sia in gran parte perso, probabilmente per le ragioni di prima, soprattutto per l'elemento della povertà. Chiaro che la povertà genera violenza. Ecco, lasciamo stare la condizione dei trasporti pubblici, di cose di questo genere. Cioè, è questa la questione che dovremmo capire. Com'è che di fronte alla enorme produttività culturale poi segue un totale degrado delle forme elementari della vita civile di una città? Per cui io sono d'accordo che il parallelo per capire Napoli sono le grandi metropoli, a partire da Milano. Ma direi New York, lo diceva Alberto Abruzzese tanti anni fa, producendo un libricino che si chiamava Napoli New York. Dopo aver visto Tokyo, secondo me anche con Tokyo Napoli si può paragonare. Il guaio è che rispetto a queste metropoli complicatissime, con grandi disuguaglianze interne, figuriamoci, non è qui il punto, Napoli presenta però una condizione che non voglio chiamare arretrata, perché questo sennò faccio il gioco dei progressisti e degli antiprogressisti, che non mi interessa, perché Napoli non è arretrata. Napoli è, come dire, esprime la sua modernizzazione in questa modalità, come dire, di incapacità di stare però allo stesso livello di città o di luoghi che sono a lei paragonabili per dimensioni, per anche per complessità sociale. Ha ragione Fofi quando dice che i rapporti fra le classi, quanto più sono, anche che si amalgamano e nello stesso tempo però sono segnati da grandi differenze, è una capacità propulsiva. No, questo è importante, perché questo io l'ho vissuto sulla pelle. Io ho vissuto per anni a Rione Sirignano, che era, dal nome già lo dice, il luogo dei nobili o della borghesia, che era capace, era in grado di permettersi le case di Rione Sirignano. Alle spalle c'era Santa Maria in Portico, che era un luogo di pescatori, e c'era una processione tutte le mattine da Santa Maria in Portico, passando per un passaggio buio e brutto, venivano nel Rione Sirignano, bussavano alle porte dei signori e chiedevano: signori, avete bisogno di qualche cosa? Che era un modo per sbarcare la giornata. Nella mia casa, che era una casa non di persone ricche, c'era la stiratrice, la lavandaia, oltre che la cameriera che viveva con noi. Chi erano la stiratrice e la lavandaia? Erano queste povere donne, molto spesso anche con limiti cognitivi forti, poverissime, che si prestavano, davano questo tipo di lavoro per poter sbarcare il lunario. Per cui una famiglia che era in realtà non ricca aveva un numero di servitù impressionante, perché ne avevamo perlomeno tre, che ricordi, che bazzicavano casa mia, oltre appunto a coloro che venivano a offrire i servigi se c'era bisogno di andare a comprare una cosa di questo genere. Questo ovviamente comportava molta promiscuità e grandi differenze, però questo ovviamente aveva anche una capacità, come dire, di aguzzare la mente e di produrre qualcosa. Allora, io voglio partire per parlare di questo libro, che è la nostra occasione. Mi sembrava giusto però mettere le cose in questi termini. E allora, io ripeto, non è che abbia molto spesso partecipato a questo discorso su Napoli, l'ho fatto qualche anno fa, in questo libro che si chiama Aporie napoletane e che nel titolo riprende
un libro precedente che risale al 1992, questo è del 2006, che si chiamava La città porosa, un libro che tuttora viene citato, non si dice mai chi era l'editore, si cita La città porosa in genere. Qualcuno, ovviamente questa storia della porosità è diventata una barzelletta in questa città, perché c'è chi dice, ah che meraviglia, la città è porosa, questo vuol dire che è rivoluzionaria, popolare, tutto il bene possibile, oppure la porosità, allora la città è arretrata, antimoderna, brutta, no? In genere sugli editoriali dei giornali napoletani prevale la seconda accezione. La porosità immediatamente è sinonimo del peggio possibile. In realtà il libro cercava di fare un altro discorso. E d'altronde, aporie napoletane si chiama così esattamente per dire che se non si governa la porosità produce aporie, cioè produce dilemmi o produce dei blocchi, no? La tesi del mio amico Maurizio Zanardi è che se la porosità non è governata e tutto passa attraverso questi pori, è noto che il risultato è uno solo, e che i pori si otturano, perché per forza di cose, cioè bisogna anche lubrificarli un po' ogni tanto, altrimenti sti pori fanno i punti neri e basta, cioè che sviluppa soltanto la tentazione femminile di togliere i punti neri dalla faccia dei loro fidanzati, ma non serve ad altro. In questo libro, e credo che sia la ragione per cui Mario mi ha invitato gentilmente a parlare stamattina, io facevo un tentativo abbastanza strambo, per la verità, che però vedo che Mario riprende, nel senso che Mario, per cercare di capire che la questione della plebe, che è la questione principe di tutto il discorso su Napoli, come si è costituito fra alti e bassi, a partire probabilmente, questa è una suggestione che mi è sembrata molto importante nel libro di Mario, Mario retrodata l'inizio della decadenza di Napoli dal punto di vista politico-sociale, non, per cui non la fa più partire dal 1799, ma addirittura dalla rivoluzione fallita del 1647, quella di Masaniello, insomma, per intenderci, dove la plebe è già presente, ed è presente perché si è formata durante la fine del Cinquecento, la plebe nel senso moderno con cui tutti la usano, tutti l'hanno usata e continuiamo anche noi a usarla, cioè come un sottoprodotto di fenomeni di abbandono delle campagne, che in altri paesi si traducono probabilmente nelle prime forme di lavoro operaio, perché c'è una industria o una, diciamo, una industria manifatturiera in formazione e una prima presenza di capitale nel senso moderno della parola, si trasforma in forza lavoro operaia, e che invece in altre situazioni dove questo è meno forte si trasforma appunto in quello che poi è diventato e viene costantemente ripetuto un sottoprodotto della società civile moderna. Se uno prende le pagine della filosofia del diritto pubblico di Hegel in cui si parla del sistema dei bisogni, vede che c'è un riferimento esplicito ai lazzaroni napoletani, che poi sono la plebe, che vengono letti appunto come non un fatto atavico, ma come il prodotto specifico della società nuova, capitalistica, Hegel non usa questo termine, ma questo sta ad indicare, per cui questa società aumenta la produzione complessiva di ricchezza, ma non è in grado di ridistribuirla su tutti. E questo dunque è una contraddizione interna al mondo della società civile moderna, secondo Hegel. E il riferimento, perché Hegel l'aveva letto ovviamente in Goethe, ma in una serie di viaggiatori precedenti che erano arrivati a Napoli, la prima cosa che notavano era questa gente buttata per strada, che ovviamente veniva guardata con sospetto perché si poteva immaginare che per vivere si dedicasse, come tuttora si dedica, al borseggio, alla rapina o a cose di questo genere, o alla truffa se volete, ma questo è il modo della sopravvivenza. Beh, questa plebe è già presente nella rivoluzione del 1647 e già lì ha una posizione appunto ambigua, come di fatto
viene costantemente ripetuta in tutti i momenti specifici della storia della città. Nel 99 lo sappiamo, no? Vincenzo Cuoco e tutte le testimonianze per cui la plebe si abbandona, perché prende la posizione ovviamente reazionaria, per cui elimina tutti i poveri giacobini napoletani e si abbandona addirittura ad atti cannibalici, che ovviamente vero o falso che ciò fosse, è tuttavia un'indicazione precisa su quello che veniva percepito nel comportamento della plebe, cioè un ritorno a forme assolutamente arcaiche, da cui anche il rischio sempre di leggere la plebe come l'espressione immediata di una natura selvaggia che, per quanto educata dalla civiltà e dal progresso della civiltà, ogni tanto riemerge e si afferma, no? Questo rischio che appunto Mario individua in molte delle letture di Napoli, in particolare in quella di Anna Maria Ortese, Nel mare non bagna Napoli, soprattutto l'ultimo capitolo, Il silenzio della ragione, dove, come è noto, la Ortese si abbandona anche a valutazioni violentissime di quelli che erano i suoi amici con cui aveva convissuto fino a qualche tempo prima, ma che lei poi giustifica successivamente col fatto di soffrire di una nevrosi che comportava un odio per la realtà, che non si capisce perché l'odio per la realtà doveva essere l'odio per Compagnoni e Domenico Rea, mistero assoluto. Ma comunque su questo poi se resta tempo vorrei dire una cosa però. Per cui, cosa di cui si è chiaro che questa lettura, che la plebe è la riemersione costante di una natura brutale che non si riesce a domare nonostante tutto lo sforzo della civilizzazione e della culture, è chiaro che è un punto che va messo sottoposto a una critica radicale dal punto di vista sia sociologico che storico-politico. Però anche Mario, come me in questo testo, per cui perciò penso che è la ragione e cui devo per forza parlare di questo, non mi posso esimere, chiama in causa dei concetti elaborati da Jacques Lacan, che era esattamente quello che io facevo nel 2006, perché io nel 2006 in questo testo che si chiamava La mancanza della plebe, un titolo volutamente incomprensibile che secondo me nessuno ha capito, perché ovviamente l'hanno letto nel senso più semplice, la plebe non c'è. Dunque si sono messi le mani nei capelli, dice Moroncini si è rimbambito, come la plebe non c'è? È il fulcro di tutti i discorsi su Napoli. La mancanza della plebe era un giochino, non riuscito probabilmente, non lo ripeterei questo titolo, ad indicare che il problema, come cercherò di spiegare fra un attimo, era di introdurre la mancanza nella plebe, che se non si faceva questo, la plebe avrebbe continuato ad essere letta e a funzionare esattamente come ha sempre funzionato nel discorso su Napoli. Queste categorie lacaniane, che vedo che Mario ha ripreso in pieno, sono sostanzialmente due. Una è la categoria di ciò che Lacan chiama il reale, e l'altra è questo concetto che viene elaborato nel seminario sull'etica della psicoanalisi che risale al 1959-60, che nel testo, poiché è prelevata da un testo freudiano e lasciata in tedesco, das Ding, la cosa, e che ovviamente tradotta poi la chose in francese, la cosa in italiano. Andiamo per ordine, cominciamo dalla prima questione. Allora, leggo il passo a cui fa riferimento, in cui stesso Mario chiama in causa questo concetto lacaniano, dove a proposito appunto del poemetto di Luigi Compagnone, La giovinezza reale e l'irreale maturità, che è anche qui dove ci sono appunto queste affermazioni fortissime, dure, vicine a quelle della Ortese per certi versi, sulla plebe, Mario dice la plebe qua si tratta è come se fosse l'abisso del reale, come direbbe Lacan, che si apre al di sotto di un ordine simbolico fragile ed inconsistente e in cui la nuda vita si presenta come un magma ripugnante e malefico governata da divinità che Bachofen avrebbe definito
eteriche e palustri. Dopodiché, più avanti, in un altro saggio, e invece viene chiamato in causa appunto Das Ding. Vediamo se trovo dove sta, pagina 29 del testo. Eccola qui. In descrizioni estreme come quella di Ortese, la plebe di Napoli sembra divenire una controfigura psichica della cosa materna, cosa è scritto con lettera maiuscola, innominabile, agglutinante, affascinante e distruttiva, di cui parla Lacan nel suo seminario settimo, il seminario sull'etica. In ogni caso una potenza divorante e dissolvenza. E poi viene citato un passo del seminario: Das Ding è originariamente ciò che chiameremo il fuorisignificato. Deve essere posto come esterno questo Das Ding, questo altro preistorico, impossibile da dimenticare. L'altro preistorico, l'altro indimenticabile, che rischia tutto a un tratto di sorprenderci e di precipitarci dall'alto della sua apparizione. Allora, Mario poi ci spiegherà se questo rinvio a Lacan significa per lui che Lacan è come la Ortese, cioè, oppure se invece questo è un strumento euristico utile per cercare di capire come è stata letta e come di fatto costantemente ritorna la plebe nel discorso su Napoli. Perché qui è la questione fondamentale. Allora, io in questo saggio non solo dichiaravo che avrei usato la teoria dei tre registri reale, simbolico e immaginario per applicarla alla realtà di Napoli, e poi vediamo che, come dire, come dice, vediamo che cosa succede se uno fa un'operazione così strana, e avevo aggiunto che se uno sta ai testi, a partire da quello di Vincenzo Cuomo, ma a quello di Raffaele della Capria, a un'infinità di testi su Napoli di, diciamo, diverso livello, possono essere cose più abbracciate, cose molto più elaborate, la plebe occupa sempre il posto del reale. Perché? Perché dicevo questo? Perché reale in Lacan, e qui mi permetto di fare qualche precisazione da lacaniano, insomma, almeno. E cioè, io penso che una delle cose, un errore in cui si può facilmente cadere, non dico che lo faccia Mario assolutamente, ma molti, soprattutto in chi usa Lacan in chiave politico, è quello di non distinguere fra il reale come registro, come lo chiama Lacan, cioè un modo di indicare una parte cospicua dell'esperienza complessiva del mondo umano, da ciò che di volta in volta invece si ascrive al reale. Cioè, una cosa è il reale e le sue caratteristiche, potremmo dire, strutturali, una cosa diversa è quello che di volta in volta noi possiamo dire che in quel momento storico, in quella situazione specifica, entra nel registro del reale. Non sono la stessa cosa. D'altronde, per esempio, Lacan a un certo punto, parlando di Bentham, dice: con Bentham c'è una reversione dei registri, cioè quello che fino a un attimo prima era collocato nel reale non ne fa più parte, e un'altra cosa che prima non aveva niente a che vedere col reale invece viene inserita. Cioè, vedete che cosa poi è di volta in volta reale o no è una questione che appartiene all'ambito storico, non appartiene all'ambito della teoria strutturale dei tre registri. Questo è importante, perché una cosa che mi è stata rimproverata è che io ho detto che la plebe è il reale, cosa che non avrebbe nessun senso. La plebe occupa il posto del reale all'interno dei discorsi su Napoli che si fanno da 3 secoli e mezzo. E questo è quello che conta. Perché occupa questo posto? Per una caratteristica banale. Reale in Lacan ha 2 caratteristiche per cui lo si riconosce. Il reale è ciò che torna sempre nello stesso posto.
Tant'è vero che il modello per molto tempo, per Lacan, di che cos'era reale, era addirittura gli astri nel cielo. Nella concezione tolemaica, o comunque antica, dell'universo, in cui è il sole che gira intorno alla terra per la banale ragione che se alzate gli occhi al cielo è inevitabile, vedrete il sole che sorge a sinistra, che fa un arco nel cielo e che poi tramonta a destra. E dunque cosa dovete concludere se non che il sole vi sta girando attorno? È inevitabile concludere questo. Lacan dice il sole appunto come gli astri che o sono fissi o si muovono, ma di movimenti che gli antichi avrebbero chiamato regolari, appunto, non in linea retta infinita, per esempio, che per il mondo greco significava l'imperfezione. Invece quello che conta è che il sole torna sempre nello stesso posto, ogni mattina lo ritrovate là, come alcune stelle d'altronde, le ritrovate, questo è reale. Reale è ciò che torna sempre nello stesso posto, il che vuol dire che non è modificato dagli ordini simbolici, che non subisce trasformazioni. Se pensate che Freud ha detto che l'inconscio è ciò che non conosce tempo, non conosce la morte e che i desideri infantili sono indistruttibili, ecco, questa è una possibile indicazione di, come dire, reale in Lacan a quale ambito di riferimenti freudiani può essere accostato. Come il desiderio torna sempre, per quanto caso tipico della ripetizione, per cui questa volta mi sono innamorato della donna giusta e questa volta no, e invece ovviamente va a finire male, perché torna sempre nello stesso posto, dunque non è scalfito da tutto ciò che noi possiamo tentare di inventarci nella cultura, nell'elaborazione soggettiva e via di seguito, sta sempre lì, come dicebbe Lacan, l'inconscio ci minchiona costantemente perché appena ci illudiamo di essere sfuggiti, in realtà ci riconduce a quello che siamo. La seconda caratteristica del reale, del registro del reale, è che non manca di nulla. Cioè ciò che cade sotto il reale non presenta mancanza. Che vuol dire mancanza? Perché su questo ovviamente c'è un problema di incomprensione totale. Di come lo usa Lacan. Uno pensa subito alla privazione, ma non è la privazione. La mancanza è una questione che appartiene al fatto che un ordine simbolico per Lacan, come l'ordine del linguaggio, così come lo leggeva De Saussure, è fondato su un principio di differenza, cioè i termini in gioco sono due e vale il fatto che la significazione è prodotta perché in un caso è presente e in un altro caso è assente. Cioè gli ordini simbolici sono strutturati a partire da questo nucleo minimale che è appunto l'oscillazione fra la presenza e l'assenza. Il che vuol dire che anche quando un oggetto qualunque è presente su sfondo d'assenza. Cioè è presente perché in quel caso non è assente, ma si presenta. Questa è la mancanza. Quando Lacan parla della mancanza d'essere intende questo, molto banalmente. Non c'entra niente con la privazione, non ha niente a che vedere con la carenza, non è la mancanza di cui parlava Sartre in essere nulla, è semplicemente questo problema puramente simbolico. Però tutti sappiamo il giochino del nipotino di Freud, Fort da col rocchetto, no? Quando lo butta al di là della cortina del letto, dice «Fort, via!» scompare. Quando lo ritira, esclama tutto felice «Da!» è di nuovo qui, è di nuovo presente. Il rocchetto è presente quando viene richiamato, ma a partire dal fatto che può assentarsi. E questa è la mancanza. Nulla è mai nel nostro mondo presente e basta. È presente perché non è assente, dunque è legato a questo principio di differenza simbolica. Allora, il reale invece è esattamente ciò che non manca di nulla, cioè che non è lavorabile o che non si lascia lavorare, perlomeno in modo iniziale, da questa presa simbolica. Per cui è quel che è.
Allora, se uno fa un'analisi molto banale, vedrà che nei discorsi su Napoli la plebe ha queste due caratteristiche. Sta sempre lì, no? Rivoluzioni su rivoluzioni, modifiche delle classi dirigenti, passaggio dalla monarchia alla repubblica, vari tipi di governi di vario genere, paesi stranieri, tutto questo, un enorme cambiamento storico, modifiche delle forme di vita, della cultura, delle credenze, ma la plebe è sempre la stessa. È sempre cannibalica, è sempre violenta, è sempre di destra, perché si allea sempre col peggio, non c'è via d'uscita, anche se poi non è vero, perché storicamente si sa che in alcuni casi, perché nel momento in cui spaccate la plebe, cioè la fate entrare nell'ordine simbolico, per dirla con Lacan, voi scoprite che una parte della plebe si schiera a favore dei giacobini, una parte sta contro. Ma nel discorso che poi viene fatto a posteriori, voi avete questo dato, che la plebe è sempre compatta e compattamente con il peggio, schierata col peggio. E non manca mai di nulla, perché questo è il punto. La plebe non ha mai una idea di che si debba confrontare con qualche altra cosa, o che la sua stessa esistenza, il significato che riceve, dipenda dal suo essere in relazione di opposizione pertinente con qualche altro elemento del mondo sociale, del mondo culturale, dei comportamenti, delle credenze. No, come viene descritta la plebe è sempre appunto una specie di diamante puro e nudo, che non ha rapporti con nulla. Perciò il problema è che la plebe, nel discorso su Napoli, occupa il posto del reale. Qui si apre il problema di che cosa si fa. Vabbè, lo dico fra un attimo, spiego soltanto se restano qualche minuto. Sì, così magari se... Sì, Das Ding. Das Ding... Dopo la... Allora, una chiarificazione allora rapida su Das Ding, che è un concetto, per altre cose, complesso in Lacan, perché non compare più nella fase successiva. Rarissima, molto raro che questo termine ricompaia nel Lacan successivo al 1960, però è sicuro che nel 1960, nel sistema sull'etica, ha un ruolo molto forte. Da dove viene questo termine Das Ding? Viene dalla lettura di un testo freudiano, che è Il progetto per una psicologia, in cui Freud, a un certo punto, parlando del bambino piccolissimo appena nato, e diciamo dell'esperienza, di come si costituisce progressivamente la sua esperienza e la sua, si direbbe oggi, soggettivazione, fa riferimento a ciò che lui chiama il Nebenmensch, cioè la persona che sta lì, la più vicina, che si occupa del bambino. In genere è la madre, ma non è detto che sia la madre. Colui o colei che lo prende in braccio, che lo stringe al seno, che lo riscalda, che lo coccola. Questo è il Nebenmensch, l'essere umano prossimo, cioè quello che si trova lì e dà le cure immediate. Ovviamente dando al bambino che ha subito un trauma, perché la fuoriuscita dall'utero è stato un trauma micidiale, una specie di stato di totale benessere che però non si sa a chi attribuire. Lo si percepisce e basta, lo si vive, no? Improvvisamente dal freddo, dalla solitudine, si viene placcati su un corpo caldo, il bambino avverte che c'è questo affetto nei suoi confronti. Ora, il bambino, quando appena nato, ha al massimo un senso, è sviluppato il tatto, è in grado dunque di toccarsi e di avere una, per via cinestetica, una conoscenza di sé molto parziale, e può applicare sul corpo altrui, su cui è placcato, può trasferire su questo corpo quel poco che è in grado di conoscere del suo. Il bambino piccolo non vede, non ha la vista sviluppata, coglie probabilmente delle linee, probabilmente coglie l'arco della bocca quando si atteggia a ciò che noi chiamiamo il sorriso, il che ovviamente lo invita, per fatto mimetico, a sorridere anche lui, a star tutto felice. Se il volto dell'altro prende la forma, capite che gli emoticon questo sono,
se volete fare una bocca felice la fate così, se la fate infelice la fate così. E il bambino questo percepisce probabilmente. Il che vuol dire che questo altro, che oltretutto dopo un po' lo introduce nel mondo simbolico, per una ragione banale, perché chiunque si occupi di un bambino piccolo, a un certo punto, disperato, gli chiederà: che vuoi? Perché il bambino piange. E il problema è: ma perché piange? Perché gli fa male la pancia? Perché c'ha fame? Perché sente freddo? Come si fa a capire? Le madri in questo sono grandiose, perché ovviamente vanno per tentativi. Quando beccano, incominciano a rispondere al grido, al pianto del bambino, con se la risposta è adeguata, il bambino incomincerà, e la madre incomincerà a capire, ad articolare il suono. Se io articolo il suono in un certo modo, per mia madre, per la madre, per il Nebenmensch, questo vuol dire che ho fame e mi metterà al seno. Cioè, l'altro introduce in questa modalità ognuno di noi nel mondo dei simboli, perché articola le grida, articola il pianto, incomincia a dargli una struttura di opposizioni pertinenti. Se piango in questo modo vuol dire questo, se piango in quest'altro modo che non è simile al precedente, forse vuol dire quest'altro. Dunque, da un lato questo altro è un altro simbolico e mi introduce nel mondo umano, ma per un altro verso è un altro di cui io, cioè, parti non conosco. E quando l'altro si assenta, a chi attribuirò il fatto che l'altro non viene alla mia chiamata? A questa parte oscura, cattiva dell'altro, quella che io non sono in grado di conoscere e di controllare. Ed ecco che per la prima volta nel discorso di Lacan l'altro si sdoppia. Cioè viene un altro simbolico, garante in qualche modo della mia partecipazione al mondo umano, e un altro appunto che Lacan chiama arcaico, fuori significato, nel senso che il bambino non è in grado di farsene una rappresentazione psichica più o meno adeguata, in questo senso è fuori significato, e che anche dunque è incontrollabile, perché mentre l'altro simbolico sembra rispondere ai miei desiderata, l'altro arcaico non risponde, come facevo io, di cui mi è stato raccontato che da piccolo chiamavo per qualunque ragione mamma, mamma, e mia madre, che era occupata in altro, non veniva. A un certo punto, dimostrando intelligenza da infant prodige, sbottavo in un: va bene, mi dici che vieni, vieni, ma non vieni mai. Cioè, sei proprio una schifezza di madre, praticamente. Ecco, questo ovviamente era un'età molto più avanzata di quella di cui stiamo parlando in questo momento. Ma questo vuol dire che l'altro improvvisamente in Lacan si sdoppia. Ora, perché la madre? Perché in genere normalmente è la madre che fa la funzione del Nebenmensch. Ed è per questo che tendenzialmente Lacan, anche per altri motivi, mira a identificare la posizione dell'altro arcaico con quella di una madre, appunto, non benevola, di una madre che abbandona il proprio figlio. Ora, Das Ding, che cosa è per Lacan? Il termine cosa viene da Freud, che a un certo punto dice che l'altro, appunto, si sdoppia e una parte resta lì come una cosa a sé, che non rientra nell'ambito invece del simbolico. Das Ding, secondo Lacan, è per Freud il reale psichico, cioè come fa l'apparato psichico ad autocontrollarsi, cioè a evitare di scaricare costantemente, con i rischi anche di non essere in grado di sopravvivere. Non basta che vi sia il diktat esterno, l'esterno va interiorizzato da qualche parte. Das Ding è esattamente ciò che si pone al centro dell'apparato e che convoglia tutte le spinte dell'apparato, tutto il processo primario inconscio, alla scarica. Allora, è evidente che io posso usare Das Ding per, diciamo, come quando io penso ad una madre arcaica, pensiamo alla madre leopardiana, che siamo veramente nei pressi di Das Ding, no? Famoso pasto dello Zibaldone. Ho conosciuto una madre che si augurava che i suoi figli morissero subito, e se non morivano dovevano essere perlomeno malati, così almeno erano devoti a Dio e ringraziati. Che è
un ritratto a quanto pare assolutamente veritiero di Adelaide Albici, come si chiamava, Adelaide si chiama la madre di Leopardi, che la dice lunga su alcune questioni dei rapporti familiari di Leopardi, in cui si parla sempre di questo cattivo padre, che poi è in realtà quello che lo destina a una vocazione poetica, anche se avevo un'idea diversa di che tipo di poesia era in gioco. Qual è il punto? Ho cercato di chiarire questi termini perché mi sembra importante, non perché Mario non li usi bene, ma perché purtroppo c'è un uso diffuso, soprattutto per quanto riguarda la questione del reale, perché è diffusa negli usi politici di Lacan, quelli di La Claudia, questa idea che il reale è ciò che viene forcluso. Da quello che io, cioè, viene rigettato, rigettato dal simbolico, cosa impossibile per definizione, secondo Lacan, perché il reale, essendo quello che torna sempre lì tale e quale, non può essere forcluso mai da niente, né lo si può occultare. Tant'è vero che basta poi leggere le cose su Napoli per vedere che la plebe, potete tentare di educarla, poi sta sempre lì, cioè non subisce variazioni di sorta. Questo perché si fa un uso, secondo me, sbagliato del concetto di forclusione, che traduce il tedesco Verwerfung, si chiudo subito, però è importante dire questa cosa, per evitare che a partire da Mario si facciano usi sbagliati di queste. E allora, la tesi di Lacan è che la Verwerfung, che è un termine che lui individua in Freud, sia il dispositivo che spiega l'eziologia delle psicosi. Le psicosi sono dovute, come dato di partenza, alla forclusione, che in francese è un termine giuridico, significa disattivazione di un dispositivo giuridico, di quello che Lacan chiama il nome del padre, che è un principio regolativo nell'ambito dell'ordine simbolico. Quando questo manca, questo comporta la psicosi, e come effetto possibile c'è che ciò che è forcluso nel simbolico torna nel reale sotto forma, per esempio, allucinatoria. Il che vuol dire che la forclusione riguarda il simbolico, che torna nel reale. Perciò il problema è importante distinguere il registro da ciò che di volta in volta ci cade dentro, perché altrimenti pare che vi siano delle cose che naturalmente appartengono al reale. Non è così. In realtà le cose sono sempre, si distribuiscono sempre su tutti e tre i registri. Allora, che cosa si potrebbe fare? L'unica possibilità, io pensavo in questo libro, e adesso non so se Mario è d'accordo, è che, come Lacan dice, che il reale patisce del significante, cioè l'aggancio fra il significante che avviene a un certo punto e il reale comporta, per esempio, il fatto che il reale incominci a mancare, nel senso che ho provato a indicare prima. Questa è l'unica possibilità per cui la plebe, posto che occupi il posto del reale e che quello sia il posto cui viene in qualche modo destinata, sfugga a questo destino, che è triste anche per lei poi in realtà alla fine, cioè di non riuscire mai a, non ad essere educata, perché qua bisogna, e questo è il punto poi più importante che a me importa chiarire, perché noi siamo abituati all'idea che la plebe va educata alla cittadinanza, alle buone maniere, cioè a diventare borghese, perché questo è il succo, no? La borghesia, perlomeno quando si è affermata nella storia europea, è la classe che introduce le buone maniere a tavola e nei rapporti umani. Poi la borghesia viene distrutta dal capitale e noi siamo infatti in un'epoca di cattive maniere diffuse, che non sono più manco borghesi, perché la borghesia stessa si è volatilizzata nel frattempo. Non si tratta di educare la plebe, un'operazione che, come si è visto, fallisce costantemente. La plebe torna sempre allo stesso posto, ma di introdurre la mancanza nella plebe, spaccare la plebe, che è uno dei modi con i quali poi in genere si riesce a far politica. Cioè, spaccare la plebe significa fare in modo che vi sia una plebe presente e una plebe assente, che anche quando la plebe è presente, ed è presente in quelle forme violentissime, quelle che sono costantemente descritte, in realtà sia presente su sfondo d'assenza. Questo incomincerebbe, ma questo è compito di élite politiche e culturali,
senza le quali questa operazione è estremamente complicata e infatti non riesce. Ed è per questo che la mia domanda sulla cultura napoletana, sulla sua effervescenza, torna. Tutto meraviglioso, però poi non ha inciso mai su questo punto fondamentale. Ha tentato sempre di educarla alla plebe, oppure come Lautrec o come Compagnone l'ha dichiarata il peggio del peggio col cui non bisognava avere mai nessun rapporto, perché appunto espressione della violenza naturale più radicale. Mai che questa cultura si sia posta un problema di articolare la plebe, di articolarla proprio nel senso del fort da. Una plebe è qui, una plebe è là. Per cui anche quando è qui, la plebe poi non può affermarsi mai fino in fondo per quel che è, perché è sempre richiamata al fatto che potrebbe anche non essere. Questo vorrebbe dire fare un'azione politica sulla città che la farebbe sfuggire forse a quello che sembra un suo destino inevitabile. Scusate il tempo che ho preso.